tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo e fantastico episodio dell'Imperocraft. Una delle vostre serie preferite, quindi mi raccomando, lasciate un mi piace, non fate i tirchi. È gratis e ci vogliono 0,01 secondi. Nello scorso episodio vi ho parlato del mio nuovissimo progetto, che sarà un progetto incredibile e ci metteremo probabilmente dei mesi a finirlo. E come vedete, infatti, sto raccogliendo già tutti quanti i blocchi dei vari minerali che ci serviranno per il progetto. Che per chi se lo fosse perso, ho intenzione di collezionare ogni singolo beacon block di ogni materiale. Quindi farò un beacon full diamante, uno full oro, uno full ferro, uno full smeraldi e uno anche full netherite. Per quello però ci metteremo probabilmente tantissimo tempo. Adesso mi sono accorto che io non ho ancora un arco. Cioè siamo al 50esimo, anzi siamo tipo al 53esimo mi sa episodio e non ho ancora fatto un arco. Non va assolutamente bene. Allora fatemi controllare intanto se ho tipo delle cordicelle qua da qualche parte. Direi proprio di no, però abbiamo della flint e delle piume, così ci possiamo fare delle frecce. Le corde non sono un problema in realtà, perché visto che viviamo vicino al bioma delle Badlands, ci sono tantissime miniere, tantissime mineshaft e possiamo prendere semplicemente le ragnatele. Quello che sarà un problema invece sono i livelli, perché ovviamente io non voglio un arco scrauso, ma voglio qualcosa di super potente. Quindi mi serve un power 5, fiamma, infinità, questo e quell'altro, chi più ne ha più ne metta. Ma questo non è un problema, perché quest'oggi, miei cari ragazzi, dobbiamo andare in miniera. Eh sì, perché con 20 blocchi di diamanti non ci fai mica un beacon blocco, eh? Allora, innanzitutto trasformiamo un po' di questi in pepite, perché ho bisogno di altro cibo. Dovrei proprio farmi una farm, comunque. Sarebbe molto, molto comodo. E voilà, e voilà, e voilà. Benissimo, con 28 carote d'oro direi che sono a posto per un bel po' di tempo. Come vedete, nello scorso episodio siamo riusciti a trovare tutte e tre le teste del Wither. Quindi adesso non ci resta che effettivamente spawnarlo e ottenere la stella del Wither. Ma tanto non ci serve a nulla fin quando non avremo abbastanza materiali. Quindi dirigiamoci alla Kendall Caverna. Ricordate, sarà importante prendere qualsiasi minerale, perché ovviamente li dobbiamo fare tutti. Quindi è inutile snobbare ad esempio l'oro o il ferro, no, ci servono. Tra l'altro ragazzi, mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace per questi video in miniera, perché poi ne dovrò fare un altro con Lollo. Basta, in cui mi prenderò la mia rivincita, perché sapete bene che ci siamo sfidati a una gara di diamanti e ha vinto di tipo 10 diamanti, una roba del genere. Quindi lo voglio risfidare e perché no, magari potrei sfidarlo proprio nell'Imperocraft, così mi aiuta a collezionare diamanti. Oh mio Dio, uno spawner, salve. Da quanto tempo che non vedevo uno spawner? In realtà da poco. Ok, mela d'oro, music disc. Oh, le string che ci serviranno per l'arco. Meraviglioso, un'altra mela d'oro, un altro music disc. Anche quelli prima o poi li vorrei collezionare, a dir la verità. La sella potrebbe servirmi. Polvere da sparo, ok. Nel frattempo buttiamo un po' di roba che non mi serve. Ho sicuramente più bisogno di spazio. Come vedete, sto prendendo tutto quanto col piccone Silk Touch. Infatti se vedete ci abbiamo proprio l'oro, il minerale. E soltanto alla fine della giornata lavorativa scaveremo tutto con fortuna, per vedere quanti minerali siamo riusciti a trovare. Dimmi che hai un arco P, dimmi che hai un arco P e me lo droppi. No, non me l'ha droppato. Voglio diventare il più ricco di Minecraft. La gente dovrà tremare quando pronuncerà il mio nome. Allora, prendiamoci pure tutto quest'oro, grazie mille. Poi avremo bisogno ovviamente di altrettanto carbone o secchi di lava. Ultimamente io sto utilizzando solo secchi di lava per cucinare le robe. Ma perché è pieno di scheletri? Ma ve ne andate. Oddio, oddio, un baby zombie con tutta l'armatura in oro. Questo è rarissimo. Muori. Oh, e mi ha dato pure qualcosa. Basta, avete rotto le scatole. Cos'è che mi ha droppato? Ok, anche no, grazie. Pov, ti fanno un regalo per il compleanno e ti fa schifo. Oh, ma è pieno di mostri con archi incantati, armature incantate. E che sta succedendo? Proprio un mondo per ricchi l'Imperocraft, eh? Per imperatori. Dai, tu esplodi? No, 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 non sul diamante, non sul diamante. Non esplodere sul diamante. Ok, livellini. Diamante per moi. Uno solo? E certo, la mia solita fortuna. Bene. Là vedo altri diamanti, meraviglioso. Intanto prendiamo questo. Ai! Oh! No, no, no! Oro a non finire. Oddio, sono piuttosto molesti i creeper in questa caverna, eh. Ah, probabilmente vi starete chiedendo che cosa ci faccio con queste trapdoor nell'inventario. E tra non molto lo capirete. Allora, per adesso prendiamo i diamanti a vista. Quindi questi qua. No, ho sbagliato, mannaggia, dovevo usare l'altro piccone. Ok, tre soltanti. Va bene, va bene, va bene, ci accontentiamo. Questo lo spacchiamo immediatamente. Ma è vero che lo puoi prendere. Che figata, chissà che cosa ci puoi costruire con sto robo. Un altro spawner!
Ma che ho? Il mondo infestato! Oh! Niente di buono. Via. Allora, a dirvi tutta la verità, non è che mi piaccia molto camminare qua, eh? No, infatti non mi piace proprio per niente. Ok, via. Via, 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 via. Scappa, 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 scappa! Oh mio Dio. Ho risvegliato il Warden. Ho risvegliato il Warden. Eccolo, eccolo. Via, mostri di serie D. No, un altro? Ma non è possibile! Ma scusate! Va bene, cioè, ok. Oh, ecco, adesso sì che si ragiona. E tu verrai a casa con me. Sì, sì, sì. E tu invece no, tu andrai nella lava. Ok, non male, siamo già a 8. Ok, adesso vi faccio vedere la tattica con le trapdoor. Basta fare così per scavare uno di uno come blocco. E dopodiché vai dritto in questo modo. Ora, in realtà per sfruttare questa cosa al meglio al 100% sarebbe l'ideale avere Swift Sneak nei leggings, che ti permette appunto di andare più veloce. Però siccome io non ho ancora trovato l'Ancient City, non ho ancora trovato Swift Sneak. Quindi credo che fin quando non lo troveremo il metodo migliore resterà comunque quello di camminare e scavare dei tunnel in questo modo. Beh, comunque tutto sommato non ci sta andando malissimo. Sì, sì, tanto solo con la redstone trovo le vene da 5000. Vabbè, la sto prendendo... Oh, diamanti! La sto prendendo comunque per fare livelli, quindi perché no? Uno. Uno! Sempre uno alla volta! Dai, qua a destra mi sento che ce ne saranno degli altri. E sentivo malissimo. E tu che ci fai qua? Dammi l'arco. Dammi l'arco. Mani in alto. Oh, me l'ha dato veramente! Meglio di niente? Ma sì, dai, diciamo meglio di niente. Un altro spawner! Ma non è possibile! Tecnicamente l'altezza migliore in cui scavare è circa meno 50. È più o meno dove trovi la maggior parte dei minerali. Io trovo soltanto redstone. Inutile, tra l'altro. Secondo voi quanto ce ne sarà? Uno? Uno. Oh, ma che è sta sfortuna oggi? Cioè, ho molta più fortuna in live! Oh, questo è un diamante! Tanto ce ne sarà uno. Guardate, non ci credo! Non ci credo! Vabbè, una presa in giro, ragazzi. Una presa in giro. Boh, se non altro sta caverna è gigante, ci dovrebbe essere tanta roba. Ok, un altro diamante, benissimo. Ok, se non altro stavolta non è uno. Bene, beh. Oh, ok, ok. Wow, questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto molto. Il nostro totale sale adesso a 27 diamanti di Ipsate, 31 d'oro e 52 di ferro. Bene, abbiamo dell'altro qua? Si nasconde qualcosa? Tra l'altro, ragazzi, io lo so che gli episodi in miniera vi piacciono particolarmente, quindi mi raccomando, lasciate tanti mi piace. So che li trovate rilassanti. Niente. Ok, qua è pieno di mostri. Come li... What? Perché quello ha le particelle? Oh! Fermi tutti. Vai, esplodi, stupido. Ma che è la giornata del prendiamocela con Kendall? Grazie che mi hai fatto vedere quei diamanti. Non li avevo nemmeno visti. Basta. Perché lui ha delle particelle arancioni, ragazzi? Oh, non mi attacca? Cos'è? Com'è possibile? No, io voglio capire. Oh, scendi da là e attaccami come farebbero tutti i ragni. Non mi dà nessun effetto. No, sta roba è strana. Perché aveva delle particelle arancioni? Non ne ho idea. Io di solito so tutto di Minecraft. È la prima volta che vedo una cosa così. Oddio, devo avere paura? Altri diamanti. Bella questa caverna. Bellissima. Me gusta. Questi me li piglio io però prima, eh. Sì, 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 continuate pure. Basta. Oh, ridendo e scherzando, comunque quasi 20 livelli fatti, eh. No, fermi un attimo. Ok, ragazzi, ero troppo curioso, quindi ho dovuto cercarlo su Google. A quanto pare in questo post del 2013 questa persona ha trovato un ragno con delle particelle che l'ha quasi ucciso. E uno nei commenti ha detto: sono degli effetti di pozioni. Con un nuovo update c'è la possibilità, molto rara, che spawni un ragno con delle pozioni e possono avere speed, forza, rigenerazione e invisibilità. E io non avevo la più pallida idea. Ok, ritorniamo nel mondo. Cioè, quindi per la prima volta ho trovato un ragno con delle particelle. Io fino ad ora non l'avevo mai visto, non sapevo neanche che fosse possibile. Allora, sono riuscito a prendere un bellissimo bottino. Devo dire che sono soddisfatto. Ho preso tanti, tanti, tanti minerali. E soprattutto sono veramente ancora senza parole per la questione del ragno. Se ne sapete qualcosa, per favore commentate qua sotto nei commenti. Cioè, non c'era neanche una strega lì vicino. Non c'era un dungeon, non c'era nulla. Aveva le particelle e basta. Questi sono tutti quanti i minerali che sono riuscito a scavare. Adesso, ovviamente, li dobbiamo scavare col piccone fortuna per moltiplicarli. Quindi facciamo una bella torre altissima e vediamo quanto ferro riusciamo ad ottenere, quanto oro e quanti diamanti. Spoiler, so già che non saranno di certo abbastanza per fare il beacon block. O almeno, per fare quello alla massima potenza. Beh, sono abbastanza in alto però col ferro, eh. Ok, continuiamo anche con l'oro. Se cado da qua mi sfracello e muoio. Siamo ad altezza 220, tra non molto non possiamo più andare oltre. Bella l'imperocraft da quassù. Zitto e sali, zitto e sali. Mamma mia, ho le vertigini. Ok, gli ultimi 40 blocchi di diamanti.
Tra l'altro tutti deep slate, non ho trovato degli altri diamanti normali in superficie. Ok, ecco la mia mega torre di minerali. Cioè riesco a vedere addirittura la torre là sotto. Pronti? Questo piccone c'ha fortuna 3, il che significa che probabilmente otterremo molti più minerali. Riusciremo a raddoppiarli se non triplicarli anche. Svuotiamoci un po' l'inventario così da avere abbastanza spazio. Via la sella e 3, 2, 1, via! Ok, allora aspetta, mettiamoli qua i diamanti. Così sappiamo già da subito quanti ne otterremo. Ne vedo già un bel po' in paia da 2, eh. Siamo già a 36, bene, benissimo. Sicuramente più di uno stack. Facciamo uno stack e mezzo, su. Un altro po' di fortuna. Quanti ce ne sono ancora? No, siamo già arrivati all'oro. Ok, uno stack e 21 di diamanti. Non male, non male, rispettabile. Di oro ne abbiamo trovato un bel po', eh. Sì, qua ci mangio delle belle carotine d'oro per almeno altri 2 anni. Ok, passiamo adesso all'oro non deep slate. Che bello che adesso il piccone con fortuna raddoppia anche oro e ferro. Non c'è andata assolutamente male. E concludiamo il tutto con del ferro. Ed eccoci qua. Voilà. Tra l'altro c'è questo Ocelot che è qua letteralmente dal primo giorno e non se ne vuole andare. Prima o poi ti darò un nome, piccolino. Ok, ragazzi, quindi questo è il resoconto finale della nostra oretta in caverna. Devo dire che sono stato anche abbastanza fortunato con la caverna. Allora, questi li trasformiamo subito in blocchi, così da capire quanti ne abbiamo. Ok, 9 blocchi in più. Quindi siamo a 29 blocchi di diamante. Ne servono degli altri. Qua mettiamo a cucinare questo con la lava. E qua la stessa identica cosa con questo. Il copper si trasforma tutto in blocchi. Voilà. Prendiamo anche un po' di carbone e mettiamo a cucinare il ferro in questo modo. Suddividiamolo. A carbone sono pienissimo. Mamma mia. Perfetto. Un po' qui. Un po' qui. A posto. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come vedete siamo di nuovo vicino ai 30 livelli, quindi riusciremo a fare un nuovo arco. E probabilmente nel prossimo episodio affronteremo il Wither. Devo iniziare a prendere tutte quante le stelle del Nether. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!